partendo dalla strada adiacente alla villa comunale, appena pulita e sembra già programmata dall'amministrazione comunale, il sindaco spiega il perché delle polemiche con il consorzio e i motivi per i quali è necessario che il comune faccia sentire le proprie ragioni a chi di competenza. Una città mai pulita al 100%, con maestranze che purtroppo sono utilizzate male e in maniera non adeguata. Continua quindi la polemica fra il comune di Pagani e il consorzio di Bacino, e a pagarne speriamo che nel prossimo futuro non siano ancora i cittadini. Giustamente ai cittadini che fanno queste segnalazioni io gliene sono grato veramente, perché ecco, alcune cose che magari noi non riusciamo a vedere il cittadino ce lo segnala. Era già programmato, ecco, l'intervento in Villa Comunale, come lo era programmato sabato mattina, quindi degli interventi li stiamo programmando con il consorzio, col quale stiamo avendo delle enormi difficoltà, basta guardare un poco il territorio, però stiamo cercando di recuperare un poco degli interventi che erano stati programmati e non sono stati ancora fatti.